Nessuno avrebbe mai pensato che dietro un volto così innocuo e innocente si nascondesse un lato così oscuro. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Innanzitutto vi devo chiedere scusa per via della mia assenza in queste settimane, siamo stati male, purtroppo non siamo riusciti a far video, ma eccoci qui. Probabilmente la prossima settimana ne usciranno due, quindi attivate la campanella. La storia che vi racconterò oggi parla di un vecchio signore molto amato su YouTube. Durante la pandemia era diventato quasi una superstar, se così si può dire, ma i centinaia di migliaia di iscritti non sapevano quello che davvero stava nascondendo. Prima di cominciare vi ricordo che in descrizione trovate il link di Pumpling, dove trovate le magliette che indosso nel video. Le potete acquistare e con il codice sconto Andrew avrete anche dei calzini a scelta in omaggio. Adesso finalmente iniziamo con il video di oggi. Questa storia è molto conosciuta all'estero, ma in Italia non si è mai sentito davvero tanto parlare. Si tratta della storia che si cela dietro ad un canale YouTube apparentemente innocuo, ovvero Plasma Masterdon. In questo canale, Don caricava principalmente video in cui faceva cover di canzoni molto famose. Le canzoni erano richieste dai suoi iscritti nei commenti. In realtà caricava video da tantissimi anni. Il primo video risale addirittura al 18 agosto del 2012, ma è solo all'inizio del 2020, durante la pandemia, che alcuni dei suoi video andarono completamente virali. Ricevette in pochissimo tempo molte attenzioni, perché le cover che caricava erano davvero strane, o meglio, lui era davvero strano. La gente che lo seguiva cresceva esponenzialmente. E basta fare un giro nella sezione commenti dei suoi video per capire che la sua fanbase lo trovava molto tenero e carino, almeno all'epoca. Un giorno, però, in una subreddit viene postata una strana immagine. Per chi non lo sapesse, un subreddit è un'area nella quale gli utenti di Reddit si ritrovano per parlare di argomenti specifici. Il nome della sezione in cui si trovava la foto di Don, però, era molto strano. Fino a quel momento, nessuno si aspettava di poter trovare quel vecchietto così innocuo lì. La subreddit infatti si chiamava The Darkest Recesses of Humanity e nell'ottobre del 2020, tra un post di cadaveri, serial killer e cose oscene, appare proprio la foto di Plasma Masterdon. Il canale che dall'esterno sembra così innocente e divertente assunse tutto un altro aspetto. Un utente anonimo sosteneva che Don era in realtà un vecchio pedofilo. Insieme a questo commento, l'utente allega anche due foto. Una era uno screenshot delle sue normali copertine di YouTube e l'altra era una foto segnaletica della polizia, in cui era ritratta una persona che sembrava proprio essere Don. A questo post seguirono dei link postati da altri utenti. Questi link portavano a dei file apparentemente della polizia, nei quali mostravano la cartella di un uomo di nome Donzel Edward Owens e tutti i suoi dati. In questa cartella c'era anche scritto che l'uomo era stato arrestato il 19 di agosto del 2019 per un crimine chiamato imposizione sessuale e con la descrizione della vittima come giovane maschio. Entrambi i documenti presenti nel link non riportavano una descrizione precisa di quello che era accaduto. Ma basta cercare su internet per capire che per imposizione sessuale la polizia intende quando qualcuno ha un certo tipo di contatto sessuale con un'altra persona, presumibilmente contro la volontà dell'altro. Cercando poi su altri siti si può trovare un articolo del Morning Journal, nel quale è presente la notizia che un uomo di nome Donzel E. Owens Jr., di 71 anni, è stato accusato di aver toccato senza il consenso i genitali di un'altra persona. Praticamente nessuno dei suoi follower credeva che quel signore dall'aspetto così tranquillo potesse essere in realtà un pedofilo. Molti dicevano che si trattava soltanto di una somiglianza casuale. In fondo su internet è facile trovare qualcuno che è praticamente un nostro sosia, a chi non è mai capitato. La storia diventava sempre più virale, la gente continuava a scavare su internet per saperne di più. Plasma Masterdon, quindi, era davvero quello che dicevano. Partendo dalla prova più evidente, Denzel, la persona nella foto segnaletica, era davvero troppo simile a Don. La faccia era praticamente identica. Portavano gli stessi occhiali e la loro data di nascita era la stessa. Addirittura sembra che in un video Don indossasse la stessa camicia che aveva l'uomo della foto segnaletica. Questo però non bastava per essere sicuri che si trattasse della stessa persona. Cercarono quindi il vero nome di Don. Come abbiamo detto prima, il nome della persona trovata dalla polizia era pubblico. Si chiamava Donzel Edward Owens Jr. E andando a vedere alcuni video vecchi caricati sul canale di Don, all'inizio di qualche video erano presenti delle scritte emesse da lui, in cui diceva che il video era registrato proprio da Don Owens Jr. A questo punto le coincidenze cominciavano a diventare davvero un po' troppe. Andando ancora più a fondo e cercando altre prove, degli utenti trovarono che nel file caricato su Reddit era riportato che l'uomo possedeva una Buick Century del 2005. Queste informazioni vengono spesso riportate per far sapere agli altri cittadini di stare in allerta nel caso dovesse aggirarsi in aree dove sono presenti dei bambini, e nel caso comunque segnalarlo
alle autorità. Ebbene, sempre nel canale di Don c'è un video dove lui stesso filma la sua macchina. E il video è proprio intitolato con il modello esatto della macchina riportata nel file della polizia. Questo però non è tutto. Denzel era stato fermato in una zona specifica dell'Ohio e sempre nel suo canale mostrava video in cui girava tranquillamente proprio per le strade di quel luogo. All'inizio potevano sembrare solo delle coincidenze, ma ormai erano diventate davvero troppe. Secondo tutti ormai era evidente che le due persone in realtà erano una sola. Quell'innocente vecchietto che intratteneva milioni di persone facendole sorridere e divertire, in realtà era un molestatore. Alcuni però continuavano a non crederci. Dicevano che se appunto era così facile trovare questa informazione, l'utente di Reddit avrebbe potuto benissimo aver messo in scena il tutto. Secondo loro avrebbe quindi creato una pagina con delle informazioni vere, prese dal canale di Don, per poi inventarsi quell'accusa infondata. Questa storia però fu smentita immediatamente. Andando sul sito ufficiale dell'FBI, ci sono i registri pubblici nei quali è possibile vedere chi effettua reati di questo genere, e tra questi, cercando il suo nome, appare proprio lui. La cosa più disturbante che in tutto questo, avendo un canale da oltre 500.000 iscritti ed essendo il suo canale molto innocuo, veniva frequentato spesso da un pubblico tanto giovane. E quindi chissà quali erano le sue reali intenzioni con un audience del genere. Oltre alle evidenze, c'erano anche altre cose strane in quel canale apparentemente innocuo. Come mai nessuno aveva mai scritto nulla sotto ad un suo video riguardo a quello che era successo? Con un canale così grande era praticamente impossibile che nessuno avesse scritto qualcosa anche solo per scherzare. Si è scoperto che Don aveva eliminato ogni commento che parlava di quella vicenda. Non solo, aveva anche bannato ogni possibile parola che potesse in qualche modo rimandare a quegli eventi. Quindi se una persona scriveva un commento con le parole molestatore o simili, il commento direttamente non veniva pubblicato. Un'altra cosa strana successe nei suoi ultimi video, e in particolare in questo video qui. All'inizio Don mette un annuncio nel quale diceva che la sua salute stava peggiorando, non riusciva più a cantare e quindi non avrebbe più caricato video. Una cosa molto triste ma assolutamente sospetta, visto che è stato postato soltanto 4 giorni dopo che la notizia su Reddit era uscita. Non sapremo mai al 100% se è davvero andata così, perché qualche mese dopo, nel dicembre del 2020, Don morirà per cause sconosciute. Infine voglio aggiungere una cosa che non molti sanno e che quasi nessuno ha riportato parlando di questa storia. Sempre su Reddit, dopo la sua morte, hanno cominciato a girare diversi screen in cui Don parlava con un suo iscritto. Il nome di questo iscritto a molti non dirà nulla, ma a molti altri farà venire i brividi. Era Randy Starr, prima che compiesse la strage al supermercato. Ma questa storia ve la racconterò in un prossimo file. Trovo davvero assurdo che un canale nato per intrattenere come il suo nascondesse qualcosa di così oscuro. Davvero nessuno si sarebbe immaginato che Don fosse una persona spregevole, e lo si può capire facilmente dai commenti nei suoi video. Vi consiglio di dare un'occhiata al suo canale per farvi davvero un'idea di come fosse questo personaggio, e sono sicuro che troverete assurda anche voi tutta questa storia. Detto questo ragazzi, grazie per la visione e mi scuso ancora per l'attesa per questo video. Mi raccomando, state sempre attenti e noi come al solito ci vediamo il prossimo venerdì con un altro file. Ciao! I want my life into waiting to get there, waiting for you.